Ciao ragazzi, siamo tornati per fare un altro allenamento dedicato al nostro fluid. Non è lunghissimo, ma è efficace per imparare come si fa. Allora, andremo a fare saluto al sole, B, c'è A, c'è B. Entrambi sono modi per riscaldarci la mattina, risveglio muscolare, divari con le ginocchia, punti dei piedi insieme, allontano le mani di fronte a me. Riposo la fronte sotto, rilasso le spalle, petto scende verso il centrale, respiro e espiro, inspiro e espiro solo con il naso. Se devo aprire la bocca vuol dire che sto stressando troppo, è una sorta di termometro. Vengo in avanti e sono in quadrupedia, stendo la gamba destra, stendo il braccio sinistro e chiudo gomito al ginocchio, uno, e stendo, due, stendo, tre, stendo, quattro, su, appoggia la sinistra, appoggia la destra, stendo, gambe sinistra, braccio destro in avanti, di nuovo quattro, chiudo gomito al ginocchio, e senti di essere fluido, connesso, addominali tesi, tutto che lavoro insieme, 3, ultimo, 4, stendo, scendo, giri le palmi, ok, le dita che vanno indietro verso le cosce, questo è semplicemente un allungamento per il nostro avambraccio, dobbiamo stare attenti di non esagerare, e respiro. Piano piano. Passo indietro, le mani vanno sopra le spalle e cominciamo a fare le stelline. Apro e chiudi le mani e facciamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, apro le braccia. Vengono di fronte a me, stendo indietro i piedi e pedalo con i taloni. Ok. E una sequenza che stiamo per andare a fare, ok? Che viene dalla yoga, saluta al sole B. Ok, guardo davanti, piego le gambe e avanzo con le gambe o camminando o saltando. Ok, qualunque cosa che mi aiuta a venire in avanti. Inspiro in avanti, espiro, chiudo. Inspiro completamente su e scendo centrale. La prossima volta andiamo in chair pose, cioè piego le gambe, sfioro la terra, le braccia vengono su, sono seduto indietro sui miei taloni e questo si chiama chair pose, che vuol dire la posa della sedia. Unisco le mani di fronte al mio petto, scendo giù stendendo le gambe, le mani vengono giù e porto la gamba destra indietro, la sinistra indietro. Espirando, scendo a metà strada. Inspiro in su, espiro e torno in downward looking dog. Il prossimo passo è semplicemente portare in avanti il piede destro e abbasso il tallone sinistro, ma in quasi a 45 gradi, è chiuso. Provo di tenere i miei fianchi frontali, le mie spalle frontali, e innalzo le braccia sopra di me, ma mi raccomando non tenere queste gambe tese, queste gambe piegate, braccia sopra la testa, guardo in su, inspiro, durante l'espirazione, perché ogni inspirazione e espirazione sarà un movimento, mentre sto espirando riscendo giù con i gomiti stretti, inspiro in su, upward looking dog, espiro, torno indietro, downward looking dog. E immediatamente con il prossimo inspiro, in un singolo inspiro, appoggio la sinistra, diciamo tallone destro si abbassa, braccia vengono su, warrior 1, per un'inspirazione guardando tra le dita, espiro, scendo con le mani qua, se voglio posso appoggiare le ginocchia volendo, ok, scendo, rinspiro su, stacco le cosce da terra e quello è il passo completo. Qui risettiamo per 3 respiri. Inspiro,
Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E lo rifacciamo. Piego le gambe, avanzo in avanti, facendo due salti, uno salto, camminando in avanti. Stendo le gambe, guardo in avanti, espiro in giù. Questa volta vado direttamente in chair, inspiro, guardo sopra, espiro, unisco le mani di fronte al petto. Inspiro su, espiro giù in chair, porto le mani al petto, scendo giù stendendo le gambe il più possibile. Guardo di fronte a me, le gambe vengono indietro e durante l'espirazione chiudo i gomiti, inspiro in su. Espiro, torno indietro, downward looking dog. La destra avanza con i talloni uniti, allineati, braccia su, inspiro. Espiro, scendo. Scendo con l'espirazione, inspiro, allontano il pavimento da me, espiro, torno indietro e la sinistra avanza, inspiro su, espiro giù, sembra veloce perché ogni passo ha un respiro, inspiro. E torno indietro. Reset. Reset, recupero. Respira. Ok, piega le gambe. Vengo in avanti con le gambe camminando, saltando, ognuno come meglio si crede. Allungo lo sguardo in avanti. Espiro, scendo giù. Inspiro, vado in chair. Porto i piedi, peso sui piedi. Espiro, unisco le gambe. Inspiro, torno in chair. Unisco le mani, espiro, allungo le gambe. Inspiro in avanti. Non cambio nient'altro di quello che stiamo facendo perché è una sequenza che si usa tantissimo ed è molto allenante. Scendo giù, inspiro in su. E siccome non dovete aspettare null'altro da me, che quello che sto facendo con il fluid, porti la destra in avanti anche abbastanza vicine, cominci a trovare goduria nella ripetizione stessa e con ogni volta che ripetiamo il movimento diventa qualcosa a te più conosciuta, più controllata, più sicura. Potete sempre abbassare le ginocchia quando volete, torno indietro, talloni giù, sinistra viene in avanti. Vengo su, torno giù, torno indietro e la sequenza è questa. Inspiro su, espiro indietro, downward looking dog. Respiro, reset per 4, 3, 2, 1, piego. Vengo in avanti, in avanti, allungo, espiro, chair pose, salgo, chair pose, inspiro, espiro e scendo stendendo le gambe, relax le spalle, allungo il collo, inspiro, guardo in avanti. Espiro, mani a terra, allungo le gambe indietro, una alla volta, in balzo come preferite, chaturanga, scendo. Inspiro, allontano da me il pavimento. Espiro, tiro indietro, downward looking dog. Destra avanza, vengo su inspirando. Espiro e scendo. Gambe indietro, le ginocchia possono essere piegate volendo. Quando inspiro su, stacco i piedi da terra,
torni indietro. Sinistra avanza. Vengo su. Warrior One. Scendo giù. Vengo indietro. Scendo giù. Inspiro in su. Downward looking dog. E dobbiamo farlo ancora una singola volta. Ok, siamo pronti? Singola volta la facciamo tutti insieme. E poi oggi il nostro fluid sarà finito, ma lo conosci ormai. Lo facciamo adesso però con velocità vera. Un movimento, un respiro, così. Inspiro, guardo in avanti, espiro, salto in avanti. Inspiro, guardo in avanti. Espiro, scendo. Inspiro, chair pose. Espiro, salgo. Inspiro, chair pose. Espiro, allungo in giù. Inspiro, frontale. Espiro, chaturanga. Inspiro, up dog. Viaggi con tutto il respiro. Espiro, down dog. Inspiro, destro in avanti, su. Espiro, scendo fino a chaturanga. Espiro. Inspiro, up dog. Espiro, down dog. Inspiro, sinistra fino a su. Inspiro. Espiro, down dog. Inspiro, up dog. Espiro, down dog. Relax qua. Magari state a corto di respiro. Magari è sembrato strano. Appoggiate le ginocchia, vai in child's pose. Magari è sembrato strano o stancante a fare il movimento con il respiro. E quello è il lavoro, di abbinare il respiro al movimento. Controllo. Fa più tutto parte di questo viaggio. E non c'è giusto, non c'è sbagliato. E magari dovevi aprire la bocca per la fatica. Ma fa parte tutto del nostro viaggio. Inspiriamo su. E semplicemente con questo challenge volevo introdurvi veramente a tutto il mondo di fluid, che sono diversi passaggi, diversi esercizi, diversi movimenti e diverse tecniche di lavorare insieme con il respiro, con il movimento, per avere il massimo del nostro corpo, il massimo del nostro allenamento e il massimo della nostra forza. Vi aspetto sempre insieme per allenarci, per crescere insieme, e spero che vi piace questo viaggio di fluid. Baci dalla Jill.